sarà il pubblico enorme di Caparezza questa sera, dei baby fan dell'artista, le abbiamo qui con noi. Come vi chiamate e quanti anni avete? Lorenzo. Anni? 11. 11 anni. Nome ed età? Leonardo. Anni? 7. Jacopo. Anni? 6. E insomma, sentite un po', abbiamo tutte le età più o meno. E te, Jacopo, sei praticamente un sosia in miniatura di Caparezza, perché vedo qua dei bei capellini, eh? Te l'hanno mai detto che assomiglia a Caparezza? Sì, me l'hanno detto. E tu che cosa gli... mamma assomiglia di più a Caparezza. La mamma! E che cosa rispondi tu a chi ti dice assomiglia a Caparezza? Io gli dico sì. Sì, hai ragione. Allora, io voglio sapere un po' che cosa ti piace di Caparezza e qual è la tua canzone del cuore. La mia canzone del cuore è Legalize the Premier. Perché? Il ritmo mi piace molto, insomma, anche le parole. E poi era quella che sentivo di più, insomma, non è che conoscevo Caparezza, non sono mai andato a un suo concerto. Quindi è la prima volta che lo vedi? Sì, sai, perché io ho sentito solo le canzoni in macchina. Però adesso quindi sei emozionato stasera, ma chi te l'ha trasmessa questa passione? La mamma, il babbo? No, da piccolino viaggiavamo in macchina sempre le canzoni di Caparezza. E guai a babbo se cambiava CD. Guai babbo, guai! E questi bellissimi bambini, fate vedere un po' le fasce di Caparezza. Chi vi ha accompagnato qui? I vostri genitori? A me i miei zii. E a te chi ti ha accompagnato, Jacopo? Il babbo. Benvenuti ufficialmente su TV Prato e a Prato ai The Darkness. Ciao! Benvenuti ragazzi, come state? Avete visitato un po' il centro storico? C'è qualcosa che vi ha colpito di Prato? We visited the piazza just here with the Piazza San Francesco, and ho visitato la Piazza San Francesco. Beautiful, really beautiful. Me and Dan went for a run up the river. Ah, and then we went down the river today. And ho visto un po' di fiume. We saw the otters. Ah, the I know what it is. What's the name? Coipu. Coipu. Hanno visto i piccoli animali sul fiume. The big rat. Quindi hanno visto Piazza San Francesco, il fiume Bisenzio e le Pantegane. Ok, perfetto. Dicevamo, un'unica data in Italia, quindi un appuntamento davvero molto importante. In tanti arriveranno anche dall'estero. Che rapporto avete con i vostri fan? Sappiamo alcuni vi seguono da una parte all'altra del mondo per non perdere i vostri show. So this is your only show in Italy at the moment, for this tour. You have lots of fans coming from abroad. What kind of relationship do you have with your fans? It's one of mutual admiration and respect. They travel a long way to see us, and we always try and do a show that's unique, you know, so that the people who've seen us many times, they never get the same experience twice. You know, we sort of there's a lot of improvised stuff that happens in the set, and I think that's what keeps it interesting for them, you know, and it keeps it interesting for us. And it's always nice to see their little faces when that sort of expression of joy spreads across, and then you know that you've done something that they haven't seen before, they weren't expecting, and then that's the magic, and you can see the magic in their little faces. The relationship with the fans is so important, because you know, we respond within the set and within the stage show, we respond to their action. You know, it's really a conversation between us and the audience. Quindi hanno tanti tifosi, hanno un grande rapporto con tutti i tifosi, fan che vengono da Europa. Lui ha visto ieri, ha incontrato un fan da Giappone. Sì, ogni concerto che loro fanno è unico, diciamo. Quando i band vedono tutti i fan davanti, loro cambiano i concerti. Ogni reazione loro cambiano i concerti. Yes, this is shots.
20 anni di carriera e oltre 1000 concerti, benvenuti su TV Prato ai componenti di The Zen Circus. Ciao carissimi, ciao a tutti. Ciao ciao. Grazie per la vostra disponibilità. Allora, questa sera salirete sul palco del Settembre con il vostro Il Fuoco in una stanza tour. Ogni volta com'è l'incontro con il pubblico? Ma guarda, è talmente tanti anni, come hai fatto notare precedentemente, che è la cosa forse più naturale. È molto più naturale l'incontro con il pubblico che l'incontro con lo specchio la mattina. Volete spiegarci un po' di più di questo progetto, Il Fuoco in una stanza, uscito nel marzo del 2018? Sì, è un disco che è uscito parecchio a ridosso del precedente, perché avevamo l'urgenza di esporre dei temi nuovi. Sono usciti dei brani nuovi mentre stavamo finalizzando l'album precedente, che però per tematiche e personalità, per struttura, si allontanavano dal disco prima. Quindi avevo deciso rapidamente di portare alla conclusione e diciamo servirlo fresco di giornata com'era per contenere questo discorso che facciamo da anni sulla identità della persona, sulla comunità, su come ci si vede e come ci vedono gli altri, come noi ci vediamo attraverso gli altri. Cioè, il tema poi fondamentale forse del disco si vede anche dalla copertina, dove c'è questa persona allo specchio, è appunto l'intimità e non l'intimismo, ovvero il fatto di come la tua persona si delinea anche in base agli altri. Penso che praticamente si può riassumere in due parole così il disco. Hanno risposto alla chiamata della camerata e sono entrati a far parte del coro Città di Prato. Benvenuti ai nostri ospiti. Grazie. Di questa sera. E io comincerei proprio dal signor Luigi, che il signor Luigi ha deciso di buttarsi in questa avventura ed ha quanti anni? 87. Portati benissimo, direi. Speriamo di sì, ma mio marito mi brontola sempre. La sua moglie, io ho sbagliato. Senta, che cosa l'ha spinta a buttarsi in questa nuova avventura? Questa nuova avventura è la grande passione che ho da quando sono nato, ecco, ho sempre avuto la passione. Però no, lei non aveva mai studiato canto? No, così, ma insomma, ho studiato a livello alla Guida Monaco. E invece qui abbiamo, andiamo avanti, un signore che non aveva invece mai preso lezioni di canto. Si chiama? Sì, io mi chiamo Nicola Malasomma. Lei fa tutt'altro nella vita? Io faccio tutt'altro nella vita e credo di essere, come dire, l'esempio di quello che può significare il coro cittadino. Perché io ho cominciato questa esperienza da 2 anni, non avevo mai cantato, mai studiato musica, ed ora mi trovo qui a fare questa esperienza magnifica e a cantare una cosa, direi, molto molto impegnativa, del quale io già sono fiero, insomma,
spero solo di poter andare avanti. E che professione svolge, mi io scusi? Sono un funzionario pubblico. Ah, ok, quindi tutt'altro mondo, il richiamo della musica è stato troppo forte. Ho sempre avuto una passione per la musica, che però non avevo mai coltivato, questo sì. E il coro mi ha dato questa opportunità. Senta, ma quanto ha studiato, ci dica la verità, per questa sera, a casa? Per questa sera abbiamo studiato molto, perché tra l'altro noi l'abbiamo già fatto quest'opera, però diciamo che abbiamo ripetuto perché era necessario. Questa sera direttamente a Luna Park, la fiera di Viale Marconi. Vi chiederete perché fare una diretta da Luna Park? Allora, prima di tutto la fiera, la cosiddetta Fiera di Prato, è un evento storico della nostra città. Pensate che è stato studiato che sin dal 200 veniva allestita una fiera. La nostra città la ospitava, in particolare in Piazza Mercatale, durava 3 giorni e richiamava davvero grandi folle, tanto che Niccolò Machiavelli nella sua Mandragola ne fa un cenno. La Fiera di Prato conta più di 100 attrazioni e c'è un portavoce che le coordina un po' tutte. Buonasera Stefano Giardi. Sì, sono io. Attrazionista e, come dicevo, organizzatore e portavoce un po' degli attrazionisti della Fiera di Prato. È vero, è vero. Allora, dal 25 agosto il Luna Park è qui in funzione. Tiriamo un piccolo bilancio, come stanno andando queste serate? No, quest'anno siamo molto contenti perché il Luna Park è saturo di giostre e ci sono delle belle attrazioni di novità. Siamo contenti anche perché la gente viene, è entusiasta e si diverte dal più grande al più piccolo senza limite d'età. Infatti vediamo anche stasera veramente affollato, pur essendo un giorno in mezzo alla settimana alla fine. È vero, è veramente vero. Siamo contenti e niente, perché negli ultimi anni Luna Park ci sta dando tanta soddisfazione. E Luna Park anche quest'anno, come ogni anno, propone delle giornate un po' speciali. Quelle dedicate al bambino, la prossima è l'11 settembre, e quella dedicata al diversamente abile, il 13 settembre, che riscuote sempre molto successo. Il 13 settembre ingresso gratuito per tutti i portatori di handicap e i loro accompagnatori, più altre iniziative offerte proprio da voi giostrai. È vero, noi tutti gli anni mettiamo le nostre giostre a disposizione una mattinata intera, per questi bambini qua, li facciamo salire gratuitamente su tutte le giostre e alla fine della giornata, della mattinata, facciamo una grande festa per loro con dolci, pasticcini all'entrata del Luna Park, e tutti gli anni viene sempre l'amministrazione comunale, il sindaco e altri componenti a darci una mano, a ringraziare questi bambini che passano una giornata differente, spensierata e con il sorriso sulla bocca, via. Quindi a conferma veramente che il divertimento non è di pochi ma di tutti. Sì, sì, certo, è di tutti quanti. Bentrovati al Settembre in Diretta, ci troviamo all'interno del Museo dell'Opera del Duomo, insieme al direttore dei musei diocesani Claudio Ceretelli, buonasera. Buonasera. Ci troviamo nella sala del pulpito, noi stiamo facendo una puntata pre-corteggio di preparazione alla grande giornata di festeggiamenti dell'8 settembre e il momento più simbolico, più solenne della festa sarà l'ostensione del sacro cingolo che avverrà dal pulpito esterno, che però non è il pulpito originale. Ci spieghi un po' com'è la storia, direttore? Beh, diciamo allora che la parte architettonica, la parte di base, è quella originale, splendido capolavoro di Donatello con la collaborazione di Michelozzo, che era un architetto, quindi quel bellissimo ombrello che c'è sopra è quasi certamente un'idea di Michelozzo. È il parapetto, la parte diciamo più lavorata, che invece fu tolta nel 1970 perché il marmo bianco era in pessime condizioni ormai dopo 500 anni di esposizione all'esterno e quindi fu deciso di ricoverarlo nel museo. Solo una ventina di anni dopo ci si intervenne con laser a infrarossi, riuscendo a togliere gli sporchi e a ridare al pulpito la bellezza che potete vedere direttamente nel museo.
è una visione ravvicinata, quindi se ne vedono anche i difetti e anche l'invecchiamento, ma consente di vedere questi particolari splendidi. Donatello, con una capacità inventiva enorme, crea una danza di angeli dentro un tempietto, e all'interno di questo tempio, in ogni spazio di questo tempio, gli angeli fanno una specie di farandola, una danza rinascimentale, intrecciando le mani, alzandole, passandoci dentro, quindi una forma molto complessa. E Donatello riesce nella forma curva del pulpito a darci questo effetto di profondità, di concavo e convesso in pochi centimetri. È l'effetto dello schiacciato. In più aggiunge questo mosaico del fondo che aiuta a contrastare queste figure. E sono figure che si ispirano sicuramente ai genietti dei templi romani, dei sarcofagi romani, perché Donatello era stato a Roma come tanti artisti del tempo e aveva visto queste sculture, però li ricompone in una forma totalmente originale e nuova. Fu visto quasi come una forma pagana questo tempio, proprio per queste citazioni, ma in realtà Donatello prende proprio il cuore della fede, cioè la gioia che si esprime nella danza. Un bambino che è contento salta, balla, si muove, e questi puttini sono contenti perché si mostra la Sacra Cintola della Madonna. Bene, grazie direttore, grazie a Claudio Ceretelli, direttore dei Musei Diocesani, e io continuo a visitare questa bellissima Cappella di Santo Stefano. Ci troviamo sotto le volte della cattedrale e sono qui con un altro ospite, il professor Luigi Della Rovere dell'Istituto Buzzi. Buonasera. Buonasera. Ecco, ci troviamo qui perché la Cappella di Santo Stefano, oltre al reliquiario seicentesco, ospita anche la copia perfetta della Sacra Reliquia Mariana. Un parto lungo 10 anni, professore. Sì, è iniziato nel 2008, quando c'è stata la traslazione appunto dal reliquiario seicentesco a quello attuale. In quell'occasione ho avuto la possibilità di vedere da vicino la cintola, di poterla osservare e fotografare per poter intraprendere poi un lavoro di ricerca. Quindi ho condotto uno studio sui materiali da cui è costituita la cintola, le tecniche di lavorazione e la struttura stessa della cintola. A quel punto mi è venuta l'idea di realizzare appunto una riproduzione fedele, in modo da poter permettere ai pratesi, alle persone interessate, di poterla vedere da vicino. Cosa che si vede male e chiusa dentro il reliquiario. Ho riprodotto lo stato di usura attuale, quindi i due motivi presenti, erano presenti sulla cintola, un motivo spolinato in seta e un motivo broccato in oro, sono adesso visibili solo parzialmente in alcuni punti, e ho appunto riprodotto. Ho però ricavato l'intreccio e realizzato un frammento di come era la cintola da nuova, per vedere come erano appunto questi effetti di disegno prima che l'usura ne compromettesse appunto la visibilità. È un manufatto molto interessante, complesso come struttura, è bellissimo da vedere. Allora, ci dica brevemente, professore, ma perché l'idea di riprodurre la Sacra Reliquia Mariana? Ma io avevo sempre visto questa reliquia durante le ostensioni, quindi dalla piazza vista nel reliquiario, quindi non mi rendevo conto di com'era. Una volta vista dal vivo, vista da vicino, mi è appunto venuta questa voglia di poterla far vedere anche ad altri. Farla vedere ad altri, l'unico sistema era quello di riprodurre una copia e renderla appunto disponibile. Questa copia fatta con tanto lavoro, che appunto ho donato alla Curia, in modo che lo renda fruibile e disponibile a chi è interessato a vederla. La palla grossa è un gioco che si gioca dal 500, almeno qua nella città di Prato, si giocava in Piazza Duomo e la palla era molto grossa, di qui appunto il nome del gioco, e poteva essere colpita soltanto con i piedi. Questa è una differenza rispetto al calcio storico fiorentino ed è dovuta anche alle dimensioni della stessa Piazza Duomo, che erano differenti ovviamente da quella di Piazza Santa Croce a Firenze, dove si giocava il calcio storico fiorentino, in cui la palla era più piccola e poteva essere colpita anche con le mani. Qualche cenno storico per arrivare qui in piazza del Mercato Nuovo, dove quest'anno è stata allestita l'arena e dove tutto è pronto per la seconda semifinale, che vedrà fronteggiarsi i gialli contro gli azzurri. E sono qui con il primo ospite di questa diretta, il vice sindaco e assessore allo sport Simone Faggi. Buonasera. Buonasera a tutti.
Allora, l'abbiamo detto, tutto pronto, anzi siamo già nel cuore dell'evento sportivo del settembre della nostra città. Allora, che emozioni e che atmosfera c'è? Intanto sentiamo dagli spalti gialli che si stanno già scaldando. Sì, è già finita la prima semifinale, questa è la seconda. Devo dire che c'è stata una risposta di pubblico adeguata, più di 1000 persone presenti alla prima semifinale. Guardiamo stasera come va, i Verdi si sono qualificati, credo che questa sia una risposta adeguata all'organizzazione del gioco, il posto è adeguato, la location lo stesso, c'è stata una bellissima partita, stasera vediamo come sarà la seconda semifinale, però devo dire io sono soddisfatto di come sta andando.